Questa è la casa di Michele Zazza, Villa La Gloriette. Un bene confiscato alla camorra che ha avuto una storia giudiziaria molto lunga e travagliata perché per un primo quasi decennio la famiglia è riuscita a sottrarre il bene all'Agenzia dei Beni Confiscati, all'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. In buona sostanza, soltanto nel 2010 l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ha consegnato questa proprietà al Comune di Napoli. Per quello che riguarda l'assegnazione all'Orsa Maggiore, nello stesso decreto di assegnazione è prevista la destinazione d'uso, attivazione di un centro polivalente diurno per persone vulnerabili. Nell'arco di 6 mesi dall'assegnazione siamo riusciti a far convergere, grazie al bando sui beni confiscati 2010 della Fondazione Con il Sud, dei fondi destinati sia alla ristrutturazione del bene che alla messa a norma degli spazi per l'utilizzo del centro polivalente. Ed abbiamo iniziato questa avventura che già nel progetto abbiamo chiamato una lucida follia. Pensiamo cioè che la bellezza di questo posto e anche la possibilità della messa a disposizione di persone che vivono un grosso svantaggio sociale, economico, ma anche in termini di opportunità nella città, la bellezza di questo posto, dicevo, possa svolgere una funzione positiva nei percorsi di crescita dei giovani, particolarmente quando vivono una condizione di svantaggio. Dicevo, questa è la botola, che una volta sollevata ha una scala in verticale, in ferro, che porta a uno dei 3 piani scavati in profondità nel tufo e nell'ansa di questo parco che poi scende fino verso la via Posillipo. Questa è una via di fuga segreta, mentre 50 metri più avanti c'è un portone, delle finestre. Vengono chiamate le stanze dei gregari perché mentre Michele Zazza abitava il piano superiore, i suoi guardaspalle vivevano così vicini a lui e pronti ad accedere direttamente dall'interno. Quello che abbiamo scelto di destinare allo spazio comune, e che è di fatto il salone più ampio che apre poi sulla terrazza, perché quando il bene è stato assegnato alla nostra cooperativa, su questa parete non compariva il murales in marmo grezzo e lavorato che vediamo adesso, era una parete coperta di cartongesso, quindi come le altre 3 di questa stanza. E nel corso dei lavori di ristrutturazione gli operai per errore hanno fatto un buco nel cartongesso ed hanno scoperto che sotto c'era questa rappresentazione. Le immagini sono la donna decapitata, un'ampia mano che l'attira. Rappresentazioni di animali esotici o pericolosi come il pavone o il serpente, caratteristica di numerosissimi beni confiscati alla camorra, rappresentazioni degli animali nei cui confronti il potere dell'uomo si può esercitare, no? È più forte. Ci sono 11.000 metri quadrati di terreno, anch'essi confiscati, annessi al bene. L'idea del lavoro per l'autonomia delle persone vulnerabili ruota intorno agli ambienti, terreno, cucina e sala comune. La possibilità di aiutare i ragazzi, i giovani e le persone con difficoltà a riorientarsi nel mercato di lavoro valorizzando delle competenze specifiche rispetto alla possibilità della coltivazione, della preparazione e del banqueting in una struttura che accoglie giovani a partire dai 15 anni. Noi pensiamo a chi ormai ha concluso il percorso scolastico e vive a causa della propria vulnerabilità una condizione di marginalità e di solitudine che peraltro è accentuata dalla difficoltà di immettersi nel mercato del lavoro. Dunque, questo sarà l'unico centro polivalente per persone vulnerabili in città. Il Comune di Napoli, oltre ad essere il proprietario del bene e partner di questo progetto, investe 200.000 euro nel sostegno delle iniziative a favore delle persone vulnerabili, perché non è soltanto
per persone con una disabilità, che è complicato pensare un inserimento sereno nel mercato del lavoro o nel contesto sociale, ma è anche per i giovani che ormai usciti dai contesti relazionali un po' protetti del mondo della scuola non riescono più a instaurare dei rapporti autentici con gli altri, no? Questo sarà il laboratorio di informatica che affaccia, come vedevi, sulla terrazza e su questo patio. Dunque, per molti anni è stato messo a reddito dalla famiglia Zazza, che diciamo l'ha affittato ad una società, capiamo anche riconducibile alla famiglia stessa, e l'ha sottratto all'Agenzia del Demanio. Nel 2010 è stato assegnato a noi e un intervento di lavori che avrebbe avuto una tempistica di 6 mesi è stato purtroppo interrotto, e quindi è chiaro che oggi è un luogo dove, diciamo, un'area cantiere dove non si lavora ormai da 16 mesi. Abbiamo ricevuto il finanziamento dalla Fondazione Con il Sud per la ristrutturazione e la messa a norma degli spazi e lo start-up del centro polivalente. Ma dopo 3 mesi di lavori, e quindi noi vedremo già dei risultati dell'intervento fatto, siamo stati fermati nel luglio 2011 perché l'amministrazione si è resa conto che il bene era oggetto di abuso edilizio. Ovviamente pregresso, ovviamente connesso alla vita della famiglia che lo ha costruito e abitato nei 20 anni precedenti, ma ovviamente siamo stati fermati noi e l'intervento di ristrutturazione finanziato. L'amministrazione, resasi conto dell'esistenza di abusi edilizi, ha dovuto provvedere a dei procedimenti di sanatoria che sono partiti dalla valutazione del rischio idrogeologico fino ai provvedimenti relativi alla agibilità del bene, andando a riprendere ed a sanare sia le planimetrie originali che noi non conosciamo che le attuali che descrivono la villa. Quindi certamente ci sono delle parti che erano vistosamente succedanee all'inizio e pare che questo salone fosse esattamente una di queste. Ci hanno messo come termine il mese di dicembre 2012, quindi se entro quella data non saranno perfezionati gli aspetti burocratico-amministrativi relativi al bene, la Fondazione farà delle valutazioni rispetto al proprio investimento. Ed è esattamente, diciamo, una corsa contro il tempo quella che diciamo, ci spinge oggi a voler mantenere viva l'attenzione sul fatto che Villa La Gloriette è una grande risorsa per la nostra città. Quindi è determinante, è importantissimo riuscire a sbloccare questo impasse amministrativo.